Ma io sono contento di rivedere una grande Licia Ronzulli combattiva, tornata in prima linea dopo il trionfo di Forza Italia che ha superato la porta di Berlusconi, la cosa più grande che poteva esistere, e nello stesso tempo di vedere tornato Marino e tornato a combattere. Quindi l'Italia sta tornando come bella. Comunque sulla Salis voi sapete che io sono uno di quelli che l'ha combattuta di più, suo padre mi vuole querelare, eccetera. I simboli, ha ragione Mannheimer, sono stati attenti questa volta al simbolo. Dopo Soumahoro hanno scelto, se non altro, una che non aveva né mogli né mariti, visto il casino che è successo prima. Il tema vero è che con questi simboli la domanda è: ma Sinistra e Verdi ne ha eletto uno del partito? Perché Marino è un simbolo, la Salis è un simbolo, Lucano è un simbolo, ho capito, ma uno del partito ogni tot simboli si può anche candidare, perché altrimenti è solo simboli. Questo è il punto. Ora, dopodiché, io le auguro di uscire di prigione, come lo auguro a tutti, qualche condanna l'ha avuta anche prima. Io spero però che da adesso in avanti Sinistra Italiana, il PD e i 5 Stelle lo facciano con tutti quelli che non hanno ancora avuto una condanna, di candidarli o comunque di proteggerli, perché ho visto che con quegli altri l'atteggiamento è opposto, quindi ci sono dei reati buoni per una certa sinistra e dei reati cattivi. Io che sono un liberale, per me i reati sono tutti cattivi.